Ok. Questo sono io, in un aereo a 6 posti, nel bel mezzo del Pacifico, diretto su un'isola sperduta con 900 abitanti dove non prende il telefono, pronto a passarci un mese. È l'isola di Robinson Crusoe e si trova in Cile. Ma come al solito partiamo dall'inizio. Ciao ragazzi, sono in Cile, mi troverò qua per 39 giorni. In questo momento sto facendo la quarantena in un hotel a Viña del Mar e fra qualche giorno mi sposterò in un'isola remota, molto lontana da qua, che si chiama l'isola di Robinson Crusoe. Io ho letto il libro di Robinson Crusoe alle superiori, ci passerò un mese intero comunque. Ciao ragazzi, sto andando in Cile, invitato dal Novo, sarò là per 35 giorni. Sto andando su un'isola deserta per dimostrare che si può fare smart working nel posto più remoto del mondo. È la prima volta che volo da Linate, super! È la mia prima volta in Sud America, sono partito l'altro ieri da Milano. Ho fatto Milano-Amsterdam con la KLM in economy. Non male. Ho fatto uno scalo bello lungo ad Amsterdam, che è comunque un aeroporto molto attrezzato, e anche senza la lounge sono stato veramente comodissimo. Non andare a mangiare da Jamie Oliver, ho speso 25 euro per del cibo italiano, non italiano, schifo. E alle 8 di sera sono partito da Amsterdam, mi sono fatto 14 ore di volo per arrivare a Santiago de Chile. Benvenuto in Cile, dovrebbe esserci un autista che mi viene a prendere. All'aeroporto sono stato 2 ore intere perché dovevo fare il tampone all'arrivo. Tampone fatto, ho dimenticato di firmarlo. Per il Cile serve il Green Pass, un tampone prima di partire, convalidare il proprio Green Pass tramite il sito dell'immigrazione cilena e poi arrivato all'aeroporto ti fanno un test PCR e ti spediscono in quarantena finché non ti arriva il risultato del PCR. A me è già arrivato il giorno stesso ed è negativo. Tra l'altro in aeroporto ho comprato 2 occhiali da sole, che sono questi qua. Dato che io perdo tutti gli occhiali da sole, ne ho preso un paio della Ray-Ban. Molto belli. Speriamo di non perderli. Pagati 100 euro, non li posso perdere. Tra l'altro mi si è rotta la valigia all'arrivo, quindi prima del ritorno dovrò cambiarla. Questo non perché c'ho le fisime io, ma perché non ti fanno imbarcare se hai la valigia rotta e quindi il ritorno non potrei tornare. Finalmente fuori dall'aeroporto, ci ho messo un paio d'ore. È venuto a prendermi l'autista che adesso sta pagando il parcheggio e mi porta all'hotel. È arrivato un club sandwich, è caldissimo e soprattutto enorme. In realtà è il mio secondo giorno in questo hotel, il cibo mi arriva direttamente in stanza tramite questi vassoi, è venuta una persona del Ministero della Salute ad assicurarsi che io stessi facendo la quarantena qua, mi ha addirittura scannerizzato il passaporto, io non posso uscire da questa stanza e qua sotto c'è una piscina meravigliosa e non la posso utilizzare, che dramma. Qua in Cile è estate e in questo momento sono le 8 di sera, ma come vedete c'è un sacco di luce. Perché sono in Cile per un mese non è stata una mia idea, in realtà è un progetto che mi è stato proposto e che ho accettato ben volentieri da parte di Lenovo, perché io sono, nonostante la pandemia, un nomade digitale e ho sempre dimostrato di lavorare ovunque. E mi hanno detto: Marcello, ti vogliamo spedire nel posto più remoto del mondo, darti la nostra tecnologia, mettere internet su questo posto e dimostrare che puoi lavorare veramente da qualsiasi parte del mondo, anche l'angolo più remoto. In più non è un'isola deserta, in realtà è una piccola isola molto sperduta, ma ci sono delle persone, c'è una comunità locale. Farò del volontariato, 20 ore settimanali, quindi un part time di volontariato. Non sarò da solo, ci saranno anche altre persone. Li ho sentiti oggi in videochiamata. Ho accettato questo progetto anche perché mi ricorda tanto il periodo in cui passavo un mese in Cina, un mese in Indonesia, intervista di studenti in posti sperduti. Adesso la mia vita è un po' cambiata, ho un'agenzia, varie collaboratori. Spero di non mandare la mia vita a quel paese. Comunque questo cibo che arriva è sempre molto buono. Quindi lasciate che vi presenti il team. Nello stesso hotel erano in quarantena di anche Shivia dall'India, Riccardo dall'Italia, Luis cileno, Jenny da Londra, Cal da Londra, Marieli dal Brasile e Mia dalla Germania. Bella raga, oggi un nuovo giorno. Zuppa di lenticchie. Io non sono un grande fan delle lenticchie, ma sono una persona adulta e matura e le mangerò comunque. In quarantena mi hanno fatto ben 2 tamponi. In realtà obbligatorio se andate in Cile è solamente il tampone all'arrivo in aeroporto. E poi una volta che arriva il risultato, nel mio caso il primo giorno, sei già libero. Ma per me e per il resto del gruppo che era diretto all'isola di Robinson Crusoe, le misure erano un po' più restrittive, in quanto andare sull'isola necessita 5 giorni di quarantena prima e 3 giorni di quarantena sull'isola. Ed è quello che abbiamo fatto. Non è stato terribile passare quei 5 giorni in hotel, mangiare il cibo che mi portavano, lavorare e provare la tecnologia Lenovo. Il ThinkBook 13 Pro che mi hanno fornito, molto piccolo e leggero, anche molto bello devo dire, grigetto, ha un processore Intel Core di 11ª generazione e si accende in un secondo. Pronto? Poi c'è il Motorola Edge 20 Pro con 108 megapixel di fotocamera, fotocamera 0.5 e 5x zoom ottico addirittura, anche la fotocamera macro nel caso, oltre 30 ore di autonomia e caricandolo solamente 10 minuti si ottengono 9 ore di autonomia. Il mio ultimo pasto in quarantena.
arrivato finalmente il giorno di partire, ci siamo divisi in due gruppi. Il primo è partito subito con l'aereo, è andato, è tornato ed era pronto a prendere noi. Siamo scesi giù nella hall e abbiamo aspettato fino alla scoperta terribile di non poter partire. Bad news, bad news. We're gonna go back to the room. We're flying tomorrow. Yeah, yeah, no, no, I'm not kidding, it's true. Because of the weather. This is bad. Sorry. È un aereo molto piccolo, quindi qualsiasi cambio di meteo può essere pericoloso e serve partire con un meteo perfetto. Così siamo partiti il giorno dopo alla stessa ora. Finalmente si parte, qua dietro c'è il transfer. Mi ha scritto tra l'altro il pilota dell'aereo dove andremo, è un aereo minuscolo, l'ho visto nelle stories degli altri ragazzi che sono arrivati. Sono veramente excited. All four of us, yes, yes. Proviso chiuso. Vai, vai, andale, andale. Siamo passati per l'aeroporto, tra virgolette, nel senso che in realtà siamo semplicemente arrivati davanti l'aereo. Abbiamo caricato le cose e siamo partiti. Questo, ragazzi, è l'aeroporto. Nessun controllo passaporto, niente di niente, perché è un volo privato. Arriviamo, entriamo in aereo. Fine della storia. Oltre ai nostri bagagli ci portiamo sull'isola una bella antenna di Starlink, che l'ho appena vista che la stanno caricando. Ok, so I go here. Madonna. Ah, so we're literally... Due ore di volo, devo dire in realtà molto stabili. Pensavo che ballasse tantissimo, invece non ho avuto neanche un po' di nausea, nonostante io soffra un po'. I piloti erano abituati a volare per tutto il Cile, anche nei posti più remoti. L'atterraggio è stato perfetto e siamo arrivati all'aeroporto dell'isola, che non è altro che una casa. Nell'aeroporto siamo stati accolti dalle varie persone che organizzano il progetto, più la guardia medica che si è occupata di controllarci la temperatura e di farci il tampone poi giorni dopo. Siamo stati accolti, dobbiamo fare ancora 3 giorni di quarantena, saremo liberi il giovedì. Maran. And is it big? Quanto tempo tiene? Questo è come 1,5 km. Ok, pequeño, pequeño. Sì. Come stai? Ma sono foche! They can listen to you. Dall'aeroporto fino al paese sono circa 30 minuti in barca, che sono stati molto piacevoli. Il mare è pieno, zeppo di pesce, abbiamo visto un sacco di fochine. Appena arrivati, per sicurezza, altri 3 giorni di quarantena. Sembra una follia, ma ha un senso. L'isola ha poco più di 1000 abitanti e dall'inizio di tutto non ci sono stati contagi. Per questo sono molto attenti, anche perché non possono contagiarsi tutti quanti insieme. E inoltre, spoiler, vedrete che queste misure sono state sagge. Arrivato finalmente nella mia cabina qua all'isola di Robinson Crusoe. Teoricamente dovevo essere insieme a tutti gli altri ragazzi. Sono qua da solo perché io e Cilia siamo arrivati il giorno dopo e quindi dobbiamo fare 3 giorni di quarantena a partire da adesso e non dobbiamo mischiarci con le altre persone. Quindi purtroppo, dato che la cabina è qua, non posso uscire, sarò da solo. Tra l'altro, wifi che arriva tramite Starlink, e a quanto pare qua stanno cablando tutta quanta l'isola. Lenovo sta aiutando qua la popolazione a cablare tutta l'isola. Sono 1000 abitanti, 1100. Devo dire, ho apprezzato la quarantena qua sull'isola. Mi è servita per ambientarmi, il cibo era strepitoso, ho chiacchierato con Guillermo, il mio vicino di casa nonché proprietario della casa. Ho scoperto che l'isola vive principalmente di pesca ed è famosissima per l'aragosta in tutto il mondo, che spediscono addirittura fino in Cina. Non fanno pesca intensiva, ma preservano la fauna del luogo, quindi possono pescare solo un certo numero di aragosta e pesci. Pero son negocios pequeños, no es masivo, no son toneladas. Pescado en la isla es muy poco. Pero es bonita. La langosta. Per il resto sembrano tutti felici e soprattutto salutano sempre quando passano. Dal mio patio avrò salutato decine di persone. No wasp, but generally it just makes you. La nostra base però non è di certo la casa, ma un hub che Lenovo ha creato apposta come base operativa. L'unico problema è che l'antenna satellitare che si trovava in giardino è stata poi installata definitivamente sull'hub, prima però del termine della mia quarantena. Questo significa che mi hanno levato internet. Mi hanno dato anche una sim locale che non ha un internet veloce, perché qua sull'isola, non a caso si chiama isola di Robinson Crusoe, non prende quasi niente, ma quanto basta per parlare da WhatsApp. Sono riuscito comunque con il ThinkBook Pro e il Motorola Edge 20 Pro a lavorare a tutte le cose che avevo da fare offline, a organizzarmi e a scroccare pure un po' di film scaricati. Quindi i miei ultimi 2 giorni di quarantena l'ho fatto con poco internet, ma devo dire, in realtà mi sono piaciuti. Tiene mucha luz, sono 7:30 y el sol está... Ahora ya empezó a bajar. ¿Y en Italia? No. No? ¿De qué parte d'Italia eres? Roma. No. Ragazzi, ora di cena, oggi ho fatto tutto il giorno senza internet. You watching like Netflix? Yeah. Did you download some movies? I did. Mm-mm. Did you?
I didn't. I wish I did. No, it's okay. I'm like thinking all the time. I'm facing my inability to. I always stay 1 minute on a task. Ore 9:20, stiamo andando a fare i controlli di salute e poi finalmente siamo fuori da questa quarantena. Sei sopravvissuto? Sopravvissuto, sì. Dammi altri 7 di giorni di quarantena che sono pronto. Quindi siamo andati in ospedale, abbiamo fatto tutti i tamponi e ovviamente tutti quanti negativi, giusto? Nonostante fossimo stati isolati per un sacco di tempo, Luis era positivo. Ha fatto ben 2 tamponi e quindi Riccardo ce l'ha tirata. Dammene altri 7 di giorni di quarantena. Le conseguenze di ciò non terribili. Grazie. È la mia primera veste in un'ambulanza. Vale, gracias. Grazie, Sandra. Questa è la dimostrazione che le misure di sicurezza sono state utili e hanno scampato un disastro. Ci siamo rimessi in quarantena, noi negativi abbiamo dovuto aspettare altri 3 giorni e poi in questi 3 giorni ho continuato a fare quello che facevo, dare da mangiare alle galline, giocare col gatto, mangiare con il tramonto davanti, parlare con Scivia, parlare con Riccardo. Riccardo, come va questa quarantena? Va molto bene. Molto bene? Sto imparando a fare lo yoga. Qual è il tuo compito qua sull'isola? Sono il filmmaker ufficiale. E guardare ragazzi del gruppo 1 che invece potevano già andare liberi in giro. Domenica, dopo ben 2 settimane dalla mia partenza dall'Italia, finalmente ero fuori dalla quarantena. Tampone finalmente fatto, sono ufficialmente fuori dalla quarantena. Penso di poter uscire. Todo negativo. Finalmente possiamo vedere la casa dei nostri compagni. Dopo un breve giro nella casa, ci siamo fiondati nel lab, spazio sempre accessibile da noi creators, da dove possiamo lavorare con internet, con uno scrigno pieno di tecnologia Lenovo e anche volendo dei gelati. Gelato al dulce de leche, muy bonito. Tu also? Me. También, tu también dulce de leche. Lui è Ignacio di Lenovo Chile e ci ha aiutati per tutta quanta la questione internet e in generale si sta occupando di fare da tramite tra noi e le varie persone dell'isola. Herman invece suona la chitarra ed è il proprietario della struttura. Poi finalmente un pranzo fuori. È stato divertente chiacchierare e conoscere bene tutti. Salute, salute. Ero un pochetto preoccupato che ci avrebbero strapazzato perché dopo 2 settimane di quarantena non sono abituato a fare cose e invece qua lo stile di vita è molto rilassato. Stiamo andando adesso a vedere la gara. C'è una gara di triathlon dove partecipano un sacco di persone dell'isola. Comunque alla gara partecipava il nostro proprietario di casa Guillermo. Ha vinto Guillermo! Mi piace proprio questo clima rilassato. Si conoscono tutti, tutti amici, fanno la gara, bel sole, qua un bel tempo. Non vedo l'ora di iniziare l'attività. Da domani si iniziano i vari hike, le varie uscite. A quanto pare hanno organizzato un sacco di cose per noi per farci vedere l'isola. E poi ovviamente il volontariato sarà una buona parte delle nostre attività qua. So Guillermo won and also his partner. Novia. I don't know if they okay. have a relationship besides sports. Ah, ok, it's a sports partner. Questa domenica è stata rilassata per ambientarci. Abbiamo cenato in un posto molto carino che è il nostro posto della cena dove andremo sempre. A quanto pare questo è il posto dove si cena, dove c'è anche un pub, dove si passa tutto il tempo dalle 7 di sera in poi. Finalmente inizierò tutto, ragazzi. Vi aspettano un sacco di video. Bene, ragazzi, tutto questo video per raccontarvi solamente l'inizio e la preparazione a quello che è un progetto gigantesco organizzato da Lenovo. Per dimostrare non solo che si può, grazie alla tecnologia, lavorare ovunque si voglia in maniera flessibile, ma anche migliorare il proprio benessere e quello della comunità in cui ci si trova. Sia su Instagram che qua su YouTube vi racconterò tutte le cose che farò qua sull'isola. Saranno giornate veramente, veramente intense, quindi mi raccomando, continuate a seguirmi su tutti quanti i social e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti.